amici amanti della tecnologia sul canale di The Ciasti. Oggi vediamo un Galaxy S2 in versione rinnovata, ovvero se voi avete un Galaxy S2 ormai a fine garanzia e vi va di metterci le mani sopra invalidando la garanzia, possiamo installarci l'interfaccia MIUI modificando l'intero sistema operativo e andando a sovrascrivere la vecchia TouchWiz. Vi faccio vedere come diventa l'S2 con la MIUI versione 5. La MIUI l'abbiamo già vista sullo Xiaomi Mi 2 e Mi 2S, come si presenta, e bene o male risulta molto molto simile allo Xiaomi. Vi faccio vedere come cambia l'S2 con questa interfaccia, che non ha più il drawer delle applicazioni, ma le applicazioni vengono installate in orizzontale, impaginate secondo stile iOS. Quindi abbiamo sulla prima pagina il widget per cercare le applicazioni, nella pagina principale abbiamo le applicazioni messe in ordine di installazione e via dicendo, nella seconda e nella terza. Per creare una pagina basterà fare il pinch in, si aprirà questa schermata qua, e per aggiungere o meno una pagina basterà portare il dito da destra verso sinistra e premere sul più e abbiamo una pagina nuova. Per aggiungere poi widget o altre applicazioni o shortcut basterà tenere premuto il dito sulla pagina vuota e inserire quello che ci sembra più interessante. Andiamo a vedere come cambiano i messaggi dal vecchio S2, e come potete vedere cambia sia la tastiera sia l'impostazione del messaggio. Quindi tastiera classica Android, che i tasti vibrano alla pressione senza problemi, almeno su S2, tastiera con cui io mi trovo benissimo, bella reattiva, bella fluida. Anche per quanto riguarda le telefonate, ci cambia il tastierino e diventa un po' in stile classico. Andiamo a vedere quando andiamo a telefonare, questa sarà l'impostazione che vedremo. Quindi col viva voce, il tastierino o altre opzioni. Per chiudere, cornetta. Andiamo a vedere la navigazione di internet. Prendiamo il sito di The Verge e vediamo come la navigazione risulti pulita, facile, semplice. Il pinch out e il pinch in funzionano molto bene. Andiamo anche a vedere il reimpaginamento della pagina. Vedete che la notizia viene impaginata in modo tale che la possiamo leggere tutta intera, e se noi andiamo dentro la notizia, sul titolo della notizia l'apriamo e vedete come la velocità di apertura risulti abbastanza veloce. Ovviamente siamo in wifi in una zona un po' lontana, però riusciamo comunque ad agganciare il segnale. Ecco, l'aggancio del segnale wifi non dipende ovviamente dalla MIUI ma dal telefono stesso. L'S2 non è un mostro in ricezione wifi. Torniamo indietro, andiamo a vedere anche la fotocamera come cambia. Poco graficamente rispetto all'S2 con firmware Samsung. Prendiamo un soggetto, il nostro S4, messa a fuoco e scatto, che risulta abbastanza veloce. Ora prendiamo anche un altro soggetto. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere. Vedete la velocità di immagazzinamento foto che rispetto al firmware stock di Samsung è maggiore. Ecco, vi faccio vedere anche un'altra cosa, la sezione temi. Allora, prima di tutto partiamo dal tema che ho installato io, quindi possiamo vedere come portando il dito da sinistra a destra sblocchiamo e otteniamo questa visualizzazione grafica. Ma andiamo a vedere
questo tema, che di sicuro interesserà agli appassionati dei robot, lasciamo che lo applichi. Ok, e vediamo come cambia il tutto. Allora, innanzitutto cambia completamente la grafica delle icone e vedete come ci siano icone animate, movimenti, ma la cosa che cambia è anche la schermata di sblocco, perché adesso abbiamo Bumblebee animato con gli occhi che si muovono, che per sbloccare il telefono, guardate la bellezza di questo sblocco, ditemi se non è originale. Questo è solamente uno dei temi che è possibile scaricare dal market Xiaomi. Oppure, per gli amanti della Apple, abbiamo il tema di iOS 7. Lasciamo che il caricamento sia terminato e abbiamo lo sfondo sul retro, dietro le icone, che si muove a seconda dell'inclinazione del telefono, nuova interfaccia grafica per le icone, come potete vedere, e una schermata di blocco in questo modo, che se portata dal basso verso l'alto vi apre lo stesso identico pannello di notifiche e di impostazioni rapide presente anche nell'iPhone. Quindi scorciatoie rapide per quanto riguarda il wifi, la sincronizzazione, il bluetooth, il volume, il lettore musicale oppure scorciatoie rapide per quanto riguarda la telefonata. In questo caso anche il tastierino diventa simile ad iOS, tranne che ovviamente la traduzione del telefono che rimane nella lingua originale. Cambia anche il lettore musicale, che riprende quello già visto nella MIUI nello Xiaomi, quindi diviso per brani, artisti, playlist. E troviamo il classico menu a tendina che ci fa vedere sia le notifiche sia i comandi. Comandi che sono tantissimi, come potete vedere, che vanno a occupare tutta la pagina e quindi possiamo avere intero accesso al telefono. Anche il menu delle impostazioni si divide nelle più frequenti e nelle complete. Andiamo a vedere anche l'info sul telefono che ci dà un modello i9100 versione Android 4.1.2 con MIUI aggiornata al 3.6.21. Bene, che dire di questo Galaxy S2 trasformato nella versione MIUI? È un telefono che migliora tanto a livello di velocità di scatto di fotocamera e di reattività generale. Come potete vedere, il telefono è abbastanza veloce in tutto quello che gli diciamo di fare. Vedete? È tutto molto molto fluido. Ovviamente per pulire i processi basterà tenere premuto il tasto home e premere sul pennello che vi farà l'intera pulizia delle applicazioni in background. Come vi ho detto, questo è solamente uno dei tanti modding disponibili per il Galaxy S2. Secondo me è uno di quelli che ha più senso perché
È un modo di vedere il telefono, come dicevo nell'altra recensione dello Xiaomi, un nuovo modo di vedere il telefono, cioè non più il classico drawer di Android con le applicazioni che stanno nascoste e che possiamo sfogliare e portare sulla home, ma applicazioni che sono tutte interamente presenti sul telefono, basterà sfogliare. Per averle, per disinstallarle basterà premere sull'applicazione e portarla qua in alto sul cestino e ci apparirà una richiesta di disinstallazione, quindi o annulliamo o confermiamo la disinstallazione. Quindi, ripeto, telefono S2 che si veste con un nuovo abito. Operazione consigliata di modding solamente se siete degli smanettoni oppure siete arrivati al raggiungimento dei 2 anni di garanzia e non vi interessa più conservare la stock classica della Samsung e volete provare un nuovo modo di concepire il telefono. Operazione di modding divertente e avete visto anche voi la MIUI quali vantaggi porta. Viene aggiornata settimanalmente, quindi avete sempre un telefono aggiornato. Basterà andare in MIUI ROM Downloader e quindi vedete che vi fa vedere la versione installata e le versioni in ordine cronologico dall'ultima a scalare verso quella più vecchia. Per installarle basterà cliccare sulla versione, vi farà vedere gli screenshot, vi dirà di scaricarla oppure vi farà leggere il changelog. Bene, con questo abbiamo finito, spero che questa recensione vi sia stata d'aiuto per vedere come si può moddare un Galaxy S2. Fate questa operazione di modding solo se siete esperti, perché se non lo siete rischiate di bloccare l'intero telefono e vi ripeto, la garanzia viene compromessa. Quindi occhio a quello che fate. Ci vediamo presto sul canale di The Ciasti. Ciao a tutti!